Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Bari di World News Web 24. In apertura ci occupiamo della guerra in Ucraina perché proprio nella giornata di ieri è stata evacuata finalmente, dopo tanti giorni e settimane, l'acciaieria di Mariupol. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Adesso dice: prepariamo la seconda fase dell'evacuazione. Feriti e medici, se tutti rispettano gli accordi e non ci sono bugie, lavoriamo per evacuare i nostri militari e di vigile, dice, ma non perdiamo la speranza. Ogni giorno cerchiamo un'opzione diplomatica che possa funzionare. E tra l'altro, in un messaggio alla nazione ha espresso gratitudine alla Croce Rossa ed all'ONU per l'aiuto nella missione di evacuazione. Intanto, per quanto concerne la situazione legata all'Europa, dovrebbe essere varato oggi, se tutto andrà bene, se non ci saranno altre opposizioni da parte di alcuni stati, tra cui Bulgaria ed Ungheria. Dovrebbe essere varato il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, che intanto nel corso di queste ore è tornata a minacciare. Infatti, un raid russo si è verificato a Lugansk, mentre con un bilancio di 2 morti e 60 dispersi sarebbe stata colpita anche una scuola usata come rifugio. Tra l'altro, si è saputo che i 2 morti sono 2 ragazzi di 11 e 14 anni. Adesso andiamo a parlare dell'emergenza sanitaria. Nel bollettino regionale del sabato i casi sono 2.949. La provincia di Bari continua a rimanere sopra la soglia dei 1.000 casi, mentre per quanto riguarda le altre province stanno scemando. Nell'ordine Lecce 531, Taranto 482, Foggia 373, Brindisi 317 e Labatt con 172. Va anche rilevato che la prima volta che la sesta provincia pugliese in queste ore ha il numero più basso dei casi, quindi al di sotto dei 200. La nascita di un reparto Covid per asintomatici o pauci sintomatici, interamente gestito da infermieri, è la risposta delle oggettive difficoltà registratesi all'interno degli ospedali. È in sintesi ciò che afferma l'Ordine degli Infermieri di Bari nella nota con la quale commenta l'attivazione nell'ospedale San Paolo di Bari, primo in Italia, del reparto destinato ad ospitare quei pazienti che sono positivi al Covid e che hanno necessità delle cure ospedaliere. L'esperimento al San Paolo è partito lo scorso gennaio e dopo una fase di rodaggio positiva è entrato ufficialmente a regime di recente. Il reparto si trova al settimo piano della struttura ed ha 5 posti letto in 4 stanze. Il progetto pugliese trae spunto dall'iniziativa partita in Veneto nel 2017 di affidare alle cure degli infermieri quei pazienti che non presentano particolari criticità ma che non possono lasciare l'ospedale. Ma l'OPI Bari tiene a precisare che l'attivazione del reparto si è concretizzata per le oggettive difficoltà dell'ospedale nella situazione di bisogno venutasi a creare durante le fasi più concitate della gestione dei posti letto nel periodo pandemico. L'attivazione dei posti letto, spiega in una nota l'Ordine degli Infermieri, si è quindi resa necessaria per allentare la pressione nei reparti no Covid e gestire i ricoveri dei pazienti affetti da Covid in un'area loro dedicata. Non si tratta di un'unità operativa a sé stante, indefinita nella sua articolazione funzionale e gerarchica, sia nella forma che nella struttura, cui è all'ordinamento sanitario, chiariscono. Nessuna forma di sostituzione professionale è stata attuata dagli infermieri che vi hanno operato. Tutti i protocolli operativi di assistenza sanitaria sono stati applicati correttamente anche per le prescrizioni mediche. E queste dunque le notizie della domenica, nel giorno della festa della mamma, tra 15 secondi, Sport 24 Live.
Ed eccoci dunque a Sport 24 Live della domenica. Apriamo con la pallavolo, i playoff per la promozione in B2 femminile. Per la pallavolo Cirignola aveva un'importante vittoria di peso contro il Dream Volley Nardò e vola solitaria in vetta alla classifica. Partita perfetta, quella sostenuta della pallavolo Cirignola sabato al Palasport di Leo per la seconda giornata dei playoff a promozione per la B2 nazionale femminile. Le Pantere allenate da Michele Valentino hanno battuto per 3-0 il Dream Volley Nardò, una gara avvincente con tante belle emozioni. L'equilibrio nel primo set dura fino al 19 pari, poi Altomonte e compagni ingranano e la prima frazione termina 25-19. Nel secondo set arrembante avvio fu con un parziale di 8-1. Le Neretine per un momento con la testa non ci sono, ma recuperano nella parte finale, arrivando fino al 24 pari. Qui si vede la forza delle padroni di casa che con Novia, Rinaldi, Altomonte, Valeci, Andreula recuperano e chiudono ai vantaggi 26-24. Ultima frazione parte con il vantaggio Neretino 6-1, recuperato in non poco tempo con qualche sofferenza. Rimonta a Fucsia e 3-0 finale. Adesso 2 settimane di riposo per preparare bene la sfida di ritorno con il Trepuzzi in programma il 21 maggio e se tutto andrà bene la finale nazionale sarà contro il Monteroni. E dunque la seconda giornata sarà completata il 14 maggio con la sfida tra Volley Trepuzzi e Dream Volley Nardò. Allora adesso andiamo a sentire le sensazioni e la felicità della pallavolo Cirignola nelle parole della capitana Margherita Altomonte. Margherita Altomonte, capitano della pallavolo Cirignola, bella vittoria oggi contro un avversario tosto, almeno nel primo set, poi dal secondo in poi avete sciorinato la vostra straordinaria prestazione. Queste sono squadre con cui non bisogna mai assolutamente mollare, il secondo set l'ha dimostrato. Eravamo avanti e quindi questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Eravamo avanti e loro sono riuscite a recuperare. Per fortuna siamo riuscite a spuntarla e a giocare bene nel terzo set. Però questo serve a noi per capire che tutti adesso daranno il massimo, sono tutte delle finali e quindi dobbiamo continuare a lavorare bene e a fidarci una dell'altra. Tra l'altro adesso ci sono 2 settimane di allenamenti per poi ritornare in campo il 21 maggio contro Trepuzzi. Esatto, Trepuzzi è una squadra che allo stesso modo, questo girone non ci sono come dire, squadre più forti o squadre che magari meritano meno. Abbiamo fatto tutto un bel campionato, quindi tutti quanti daremo tutto quello che abbiamo. E adesso il campionato di calcio di Serie D. L'Audace Cirignola affronta questo pomeriggio alle 16 il Brindisi. Dopo la conquista della promozione in Lega Pro ci sarà anche i festeggiamenti sul campo con anche la presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Sentiamo i dettagli. Dopo la conquista della semifinale della Coppa Italia di Serie D a spese del Cittanova per 2-0 e in attesa dell'evento che si svolgerà il prossimo 11 maggio contro la squadra sarda della Torres, l'Audace Cirignola ritorna a proiettarsi sul campionato di Serie D. La terz'ultima giornata del girone di ritorno domenica 8 maggio prevede per la squadra di Michele Pazienza l'impegnativa sfida in lanterna alle 16 contro la formazione del Brindisi che cerca in questo contesto ed in una situazione più tranquilla di classifica di chiudere al meglio comunque una stagione positiva. I Brindisini hanno 46 punti in classifica, punto di 13 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte, mentre la capolista del torneo che da una settimana ha vinto il campionato con 79 punti, frutto di 23 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte. Per Michele Pazienza è importante non abbassare la guardia nonostante l'obiettivo raggiunto e cercare di dare il meglio in un contesto di stagione particolarmente positivo. Al termine della partita, insieme ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti, l'Audace Cerignola sarà premiata per la vittoria del campionato. Grazie.
E con l'aiuto della regia andiamo a vedere tutto il quadro completo delle partite di oggi, di questa sedicesima giornata, diciassettesima giornata di ritorno. Audace Cerignola, Brindisi, Bisceglie, Molfetta, Casarano, Pasano, Casertana, Rotonda, Gravina, San Giorgio, Lavello, Francavilla, Nardò, Sorrento, Altamura, Nola, Marianese, Nucci, Rina e Martino Bitonto. Vi ricordo che tutte le partite cominceranno alle 16. Vi ricordo alle 17:55 l'appuntamento con Sport 24 Live Serie D. Per vivere insieme il post partita di Audace Cerignola a Brindisi, insieme al nostro inviato al Monterisi Tonino Giancola. Adesso andiamo a sentire le sensazioni della vigilia pre-gara nelle parole del tecnico dell'Audace Cerignola, Michele Pazienza. Una giornata importante da ricordare, dove ci sarà l'occasione per premiare il lavoro fatto da questi ragazzi e ci sarà l'occasione per poter dimostrare ancora una volta. Scusate, se possiamo tornare sulle parole di Michele Pazienza, grazie, Questi risentiamo. colori, a questa maglia, a questa città da parte di questi ragazzi, Allora, un tirando attimo, fuori. se la regia è pronta, possiamo rimettere di nuovo insieme le parole di Michele Pazienza, se è possibile, eccoci qui. Grazie. Sì, sarà una giornata importante da ricordare, dove ci sarà l'occasione per premiare il lavoro fatto da questi ragazzi e ci sarà l'occasione per poter dimostrare ancora una volta l'attaccamento a questi colori, a questa maglia, a questa città da parte di questi ragazzi, tirando fuori di nuovo un'altra bellissima prestazione perché servirà quella per passare tutta una giornata tranquilla, tranquilla perché troveremo un avversario che avrà bisogno di punti, che verrà qui a lottare su ogni pallone. E quindi per forza di cose ci sarà bisogno di una prestazione superlativa per festeggiare davanti ai nostri tifosi. Bene, queste le parole di Michele Pazienza. Adesso ancora calcio, ma stavolta il campionato di riguarda la lotta a scudetto. Nelle gare di ieri, importante successo per quanto concerne il Napoli, che ha battuto il Torino per una rete a zero con la firma di Fabian Ruiz. Per quanto riguarda invece la lotta a salvezza, finisce 1-1 tra Sassuolo ed Udinese, mentre la Lazio in chiave europea batte 2-0 la Sampdoria. Oggi dovrebbe essere la volta del Milan, impegnato in posticipo al Bentegodi contro il Verona. Tra l'altro, lo stesso stadio Bentegodi era risultato già fatale due volte alla formazione rossonera. Le altre sfide salvezza di oggi sono Spezia-Atalanta, Venezia-Bologna e Salernitana-Cagliari. Il tutto poi si concluderà domani sera alle 20:45 con la sfida delle branchie tra Fiorentina e Roma. Bene, è tutto per quanto concerne questa edizione della domenica del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi di notizie e le edizioni, il continuo aggiornamento li ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre questo pomeriggio alle 17:55 con Sport 24 Live Serie D per vivere insieme il post partita di Audace Cerignola Brindisi. Grazie a tutti per averci seguito e ci risentiamo e ci rivediamo più tardi. Grazie.